il Duca dei biscotti. La sua forma allungata ricorda un dito, tanto che gli inglesi lo chiamano Lady Finger. L'ingrediente protagonista della ricetta di oggi è il savoiardo. Preparerò un tiramisù al cioccolato bianco e noci. Gli ingredienti sono mascarpone, savoiardi, zucchero, cioccolato bianco, uova, caffè e noci. Per prima cosa le uova. Divido i rossi dai bianchi, quindi tuorli dagli albumi. Ai tuorli aggiungerò lo zucchero e poi il mascarpone, mentre gli albumi li monterò a neve. Inizio a mescolare con la frusta. Ora unisco il mascarpone e lo lavoro bene con la frusta, fino a renderlo crema. La crema di mascarpone è pronta, ora passo a montare gli albumi. Gli albumi montateli a temperatura ambiente con un pizzico di sale e con delle fruste elettriche, se volete. L'albume è montato a neve, ora passo a sciogliere a bagnomaria a fuoco bassissimo il cioccolato bianco. Qualche minuto il cioccolato bianco sarà pronto. Mi raccomando, scioglietelo a fuoco molto basso perché è molto più delicato del cioccolato fondente. È pronto, andiamo a comporre il tiramisù. È il momento di unire gli albumi montati a neve alla crema di mascarpone. Fatelo con un cucchiaio con movimenti dal basso verso l'alto per evitare di smontare gli albumi. Siamo pronti per comporre il nostro tiramisù al cioccolato bianco di San Valentino. Farò delle monodosi. La base del mio tiramisù sarà il savoiardo, ingrediente protagonista della ricetta di oggi, inzuppato nel caffè. Li taglio a metà e li passo nel caffè. Subito dopo, nel vasetto monodosi. Ora un primo strato di cioccolato bianco fuso. Ora le noci, ne spezzetto qualcuna con le mani. Ora la crema di mascarpone. Ora faccio il secondo e ultimo strato, quindi ricomincio con i savoiardi. Il tiramisù al cioccolato bianco e noci è pronto. Mangiatelo con chi amate.